chiuse in casa che aspettano giorni di essere contattate dalle ASL. Assolutamente sì, fa parte di quel pilastro che andava rafforzato, cioè il rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione attraverso un nuovo personale che doveva fare questo e identificare precocemente, il rafforzamento dei laboratori, sia pubblici ma anche aprendo ai privati, quelli naturalmente che garantiscono qualità e sicurezza, perché non c'è dubbio che nel momento in cui tu identifichi precocemente i positivi, i contatti dei positivi, circoscrivi il focolaio epidemico. Quando arrivi appunto a decine di migliaia di focolai epidemici e un indice di contagio superiore a 2, è chiaro che hai perso il controllo. Quindi a quel punto non puoi fare quella che noi chiamiamo contenimento, cioè evitare che l'epidemia impatti in maniera così forte sulla salute, sull'economia, su tutto. E devi fare mitigazione, cioè devi fare quelle misure drastiche, anche se mirate, che sono il lockdown e la limitazione della circolazione. Quindi lei non esclude prossimamente un lockdown generalizzato, se mi pare di capire, non crede molto nell'efficacia di queste misure prese ieri. Io spero di no, perché le misure devono essere proporzionate alla circolazione virale. Ritengo che ci sia già la necessità di un lockdown totale in alcune aree del paese. Se questo viene fatto prontamente, si può evitare il lockdown generalizzato. Ma se la circolazione del virus viene lasciata circolare, appunto, così come di fatto succederà attraverso queste misure che non ne consentiranno la limitazione, io credo che purtroppo prima o poi, come già altri paesi hanno fatto, quando si Certo. arriva a certi livelli, Israele, l'Irlanda, adesso il Galles, oggi c'è un lockdown di Uppsala in Svezia, quindi sostanzialmente l'unica cosa da fare è poi il lockdown. Dovremmo cercare di evitarlo, avremmo potuto facendo delle misure drastiche 2 settimane fa, adesso lo vedo sempre più difficile, però c'è ancora un margine di tempo. Meno male. Senta, Fassina, io però le